borboni ci di là. Dove ci mettiamo? E sono nato a Carapelle Calvisio. Amo comporre odi, parole grosse, esagerate. Persona che sta su un piedistallo, senza alcun reale motivo. No! La parola stessa deriva da intelletto. Pensiero! La possibilità di capire, la capacità di sapere che fanno la differenza. Ed è per questo che l'istruzione, la cultura sono appannaggio solo delle classi agiate. Il popolo, i cittadini, sono analfabeti. I cafoni sono troppo impegnati a vivere, a tirare la giornata, a campare. Non hanno tempo da dedicare a comprendere, a capire quando la sera i loro malsani tuguri hanno la schiena rotta dalla fatica. Così è anche per la nostra Italia che si va ad unire. I fratelli Bandiera, Carlo Pisacane e i suoi 300 rivoltosi, ispirati dall'ideale mazziniano di libertà e democrazia, tentano di sconfiggere il regime borbonico. E il popolo, i cafoni, che fanno? Non hanno capito nulla! Invece che aiutare chi vuole unire l'Italia, fanno la spia ai borboni e li aiutano a catturare e ad uccidere quei patrioti! Anche noi di Carapelle e Castelvecchio abbiamo contribuito a fare l'Italia. Abbiamo tenuto accesa la fiammella che spira sull'Europa e abbattere i regimi totalitari finché libertà, democrazia emergano, libera cittadinanza, doveri, ma anche diritti e libertà, fino ad oggi negati. Anche io ho contribuito a fare ciò, ma non con pistole, fucili, coltelli, sarebbe troppo facile. Ho usato un'arma ben più pericolosa, della poesia. E tu! Siedi ancora sul trono? Tu non sei ancora sazio di sangue? Partenope bella, dell'alme di città di Dario sorella, uccidi la fiera che rode il suo seno. Questa l'ho letta a Castelvecchio, a Carapelle, nella piazza di Capestrano. Per questo motivo sono stato processato e condannato a 28 anni di ferri nel bagno penale di Pescara. Pure il mese di aprile del 1848, Don Mariano di Fiore, parroco di Castelvecchio e Carapelle, famoso per i suoi trascorsi demagogici pubblici, ha riunito me e altri fratelli patrioti, Domenico Antonio Pasta, Francesco Scacchitti, Di Pasqua Antonio, Di Battista. In un fraterno abbraccio ci siamo diretti verso la chiesa di San Francesco. Viva l'Italia! Morta la Rivoluzione! Viva i morti! Viva l'Unione! Non ci diamo! Abbassare! Amici, è giunto il momento di rivendicare i nostri diritti. Basta subire le angherie dei Borboni e del loro re Ferdinando. I nostri padri ispiratori ci hanno insegnato che è il momento di rivendicare una nuova Costituzione. Don Maria, poche chiacchiere, Don Maria, benedici il tricolore, benedicilo! Questa è la bandiera della nuova Italia, questa è! Benedicila! E sia benedetto il tricolore! E voi! Oh Italia, patria mia, vedo le mura e gli archi, le colonne e i simulacri, l'erme torre degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro, onde eran carchi i nostri padri antichi, or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri.
A morte per voi! Noi siamo una quarantina, siamo tra Carabella e Castelvecchio. Se non vi state calmi, vi mangiamo come si mangia il lupo le pecore. Sì, e state attenti che tra poco vedrete quella testa di quel salame del re, come la facciamo rociola a ballasse coste, vedrete come rociolerà il re quello schifoso. Fermi tutti! Pasquantonio Scacchitti va ben riconosciuto! Siete in arresto! Forza! Non si può farlo! Vi salverà la madre! Forza! Ma il popolo non si fermerà davanti a questi atti repressivi dei Borboni e lavorerà perché l'Italia possa trovarsi riunita sotto un'unica bandiera, sotto un unico re! Purtroppo le aspettative del popolo verranno deluse. Dopo la spedizione dei mille di Giuseppe Garibaldi e le sue assurde promesse in favore del popolo dei contadini, accadde null'altro che l'annessione del regno delle due Sicilie al regno d'Italia. Qui salutate Giuseppe e Maria. Sempre sia la mamma, sempre sia. E stra. Buonasera, da. Ma Tonina ancora non revè? Sì, Tonina ancora non revè. Ma attignate ita l'hai urlata, giù. Ne avevi ita. Zappi il zappa la mattina e poi che c'è, se vo. Giusto per mangiate me. Ha ragione, corde la mamma. A Luca Fone, le tocca sempre a Fatia. Fatia prima per Petrone, prima che arrivesse un nuovo re, Fatia per stesso Petrone, mo. Pur con un nuovo regno d'Italia. Ma noi gliel'avamo creduta che gli arriva di Garibaldi le cose viene a cagnare. Bravissimo! Invece ecco, mi sa che non ha cagnato proprio niente. Ecco, re Petrone, seguito nelle frutte della Fatia nostra. Non Fatime e isse comandane. Non sembra a Fatia e isse sembra a comandà. Chi stia con re di Napoli, mo sta con re piemontese, sempre le stesse so. Isse se la cantano e isse se la suonano, e non sembra a Fatia. Lo fa marcire, va. E ragiona la mamma, proprio al vir che isse se la cantano e isse se la suonano. Ma voi non sapete niente del piemontese quando fanno. Hanno messo pure una tassa sopra il grano, che gli immaginano essere io a capistrano, all'appello. Ma io scritto me, ma dove stai? Ma dove stai? No, ma tutto questo, mo, per quel, per sta sciacqua magliocca, che non sa manca di cria. Quando ammalata non teniamo soldi, non dosci. Non ammalata, sono tanto ammalata. Cioè, ma che è pure questo, mo? Non ti posso manca aiutare a zappare quel due coppe di terra, a mogliere quelle due pecore e quelle che gli danno da mangiare altro. E poi ti tocca pure a partire a fare soldati. Prima te la potevi pure scambare con vecchio re. Ma muove, ti tocca a partire, sei a fare 4-5 anni. Che mi fa? E chi vuole che resti questo pure che è? Che vuole? Ma Tonine, ancora non arrivi, ma sera, andiamo. Io quello saggio, a me mi dice Tonine dove sta quando arrivi. Povero Cittadino, Tonine, è da mandamalle 5 cascite. Una creatura di 10 anni, sta dentro una cava di prete. Tutto questo per qui, per una tozza di pane. Ma io so qui, Vergine Santa, ma è possibile tutto questo? Ah! Qui, torni, eccolo su, cor della mamma, figlio di me, torni, gnaste,
mamma, che hai fatto? Que? Ma, sono stracco, mi dai sonno. Usci benita la mamma, mo, mangiate prima qualcosa. Ti vai a scaldare una zenga di menese. Mi dai più sonno che fame, mi dai sonno. Mi caro di mamma, che faccio l'est? Dopo mo te la vai a scaldare. Noi bambini lavoriamo nelle cave, nelle miniere e nei campi. E a causa della fatica e degli stenti, molti di noi hanno il gracile corpo deformato. Facciamo il lavoro degli asini, portiamo la roba pesante sulle spalle. Lavoriamo 10-12 ore al giorno. E quando torniamo a casa, dormiamo in un piccolo buco buio con poca aria. Lavoriamo con le mani che si spaccano. Abbiamo poco tempo per mangiare e certe volte non mangiamo affatto. Quando torniamo a casa succede che i bambini più piccoli e più deboli si addormentano per strada e i genitori devono andarli a cercare, altri invece riescono ad arrivare a casa, ma per la stanchezza non riescono neanche a mangiare e vanno subito a dormire. Buttati sottoterra non conosciamo la dolcezza di una carezza, non conosciamo una parola d'amore, nutriti solo di pane e di amarezze. Ieri un mio compagno è morto perché è stato schiacciato da un masso caduto dalla volta di una galleria ed è morto come il padre del morto aveva avuto una gamba schiacciata da una frana. Alla busta paga del morto venne tolta un'ora di paga perché per morire non aveva completato la sua giornata. E anche ai minatori venne tolta un'ora di paga, l'ora in cui dovettero riportare alla luce il morto. I minatori cominciarono a libellarsi. Ma è arrivato l'esercito e i soldati hanno cominciato a sparare e molti di quegli uomini sono morti. Donnì, cura la mamma, purca, te hai scalata la zecca di stamane. Aveva ragione, su voglio. Donnì, ci bennita la mamma. Non c'è più sonno che fa. Cos'è questo baccato? Marietta, vai a vedere di che si tratta, cosa succede? Forza, di corsa, eh? Di corsa, ma don sta gamma. Dondami! No, ora stai allanato, guarda se c'è. Calma, calma, dai. Ricadeva la rocca e sono passato alla stalla che appena dopo, per vedere se la piglia quella vacca. Allora? Dopo, ripassando qua, al portone della signoria sotto, hai trovato sto biglietto appiccicato e che aspetta a dammelo, dammelo subito, dammelo. I soldi briganti, Madonna mia, rebrigand. Ma quei fogli, donna me, chi sono sicuramente chi rebrigand del delinquente. Ma mo, quei fogli, chi tu se vogliono rubare tutta la roba tia, donna me. E tu cosa guardi che non sai leggere? Torna subito alle stalle! Sì, signore. Vai, vai a governare gli animali! Di corsa! E anche tu! Don Domenico! Anche tu torna alle tue faccende, muoviti! Piano piano! Lavoriamo, muoviamoci! Mamma, do la gamba! E non mi disturbare che devo ancora finire qua, Sì, sì, va bene. Oh, vediamo questa volta cosa vuole il famoso capitano Stramengo. Vediamo. Carissimo signor patrono, Marietta, sono diventato il santo patrono. Padrone si dice, ignorantaccio che non sei altro. Padrone! Oh. Mi mante la summa marenghe 200. Come no? 200 in fronte una rivolverata, in fronte a quello che ti meriti.
mutate 9, 5. Camicio 10. Scarpo 6. Sigario 5. Nient'altro? Magari un logorino, eh? Maledetti tu e tutti i tuoi briganti, mi volete rovinare? Ma Marietta! Don Tomé. Portami un cordiale che mi sento venire meno, qui mi tremano le gambe. Don Tomé, subito! Muoviti che mi sento male! Caro tontometico. Don Tomé! Ricordiale! Titta, tu aspetta! Non ti rendi conto che qui la situazione è disperata, mi vogliono rovinare questi! Mandate anche un poco di formaggio buono e pane bianco. Il veleno gli ci metto nel pane, altro che il veleno, maledetti 100 volte, mi state rovinando, Marietta, il mio cordiale arriva o non arriva? Subito, torna a me, subito. Questi mi rovinano veramente. Sì. Rimaniamo senza niente, Marietta. E che? Ti dovrò mandar via anche a te. No. Arriva o non arriva questo cordiale? Che? Don Tomé, il cordiale. Signor generale, noi galantuomini trattati in questo modo, porci ci chiamano in quelle lettere. Noi che da sempre amministriamo quelle terre per renderle producenti, che diamo loro lavoro, che gli permettiamo di vivere sulle nostre terre. Ed ecco come ci ripagano in fedeltà e ruberie. Pensi che l'altro giorno hanno assaltato le mie stalle, quelle al lago. Non gli è bastato rubare tutte e 100 i cavi. Non è stato sufficiente per loro spaventare il mio colone, ma hanno avuto il coraggio di minacciare me, padrone di quelle terre, da quando Sua Maestà ha avuto la bontà di concederci. Ed oggi sono qui a reclamare dallo Stato che sia fatta giustizia, che venga posta la parola fine a questi continui tumulti di balordi scellerati. Sono qui a chiedere fedele al re e alle leggi del suo Parlamento che si giunga a porre fine finalmente a queste scorribande di questi briganti. Voi? Voi a chiedere giustizia? Ma voi siete liberali dell'ultima ora, siete. Garibaldi non è venuto qui solo a togliere le terre ai Borboni. Voleva fare la rivoluzione, voleva fare. Voleva assegnare i latifondi che voi vi siete fatti assegnare dai Borboni ai contadini. Però il governo del nuovo regno d'Italia non poteva permettere che si sconvolgesse l'ordine costituito. Così è arrivato il re ad impedire la rivolta dei pezzenti. E voi ne avete tratto sempre beneficio. Voi vi siete alleati con i Savoie per continuare a fare i vostri comodi. E Garibaldi nulla ha potuto contro questi contadini che volevano le terre per loro. Voi siete con noi perché noi siamo l'unica garanzia per continuare ad avere i vostri latifondi, le vostre ricchezze, le vostre terre, quelle stesse terre che i contadini volevano anche per loro. Voi pensate solo ad arricchirvi. A voi dell'Italia vi importa poco e nulla. Io, colonnello, sono sempre stato per l'Italia una e per Sua Maestà Vittorio Emanuele. Nel mio petto c'è stato sempre un cuore italiano. Non ho accolto male l'arrivo di Garibaldi e dei soldati di Sua Maestà Re Vittorio Emanuele, anche perché i Borboni me ne hanno combinato. Anche per questo mi sono messo a disposizione delle truppe di occupa, cioè volevo dire con i nostri soldati italiani. Ma ora
L'Italia bisogna farla anche con noi. Che magari abbiamo fatto qualche nostro piccolo interesse. Magari qualcuno si è arricchito con il Borbone. Ma ora noi galantuomini chiediamo sicurezza all'esercito del Re Vittorio. In noi galantuomini c'è volontà di collaborare con il nostro nuovo Re d'Italia. No, voi avete sempre avuto il piede in due scarpe e avete scelto sempre quella che vi faceva più comodo. Io vi conosco, siete falso, ipocrita, ma io devo obbedire. Devo obbedire ai miei superiori, perché se fosse per me... Ah, ci hanno detto pugno di ferro. Pugno di ferro verso questi cafoni violenti. E guai a chi si ribella. Per quei paesi che si ribellano non deve rimanere pietra su pietra, ha detto il generale. Così è stato detto e così sarà. Ma io mi domando, è proprio così che si fa l'Italia? Baccavo, vedo da una! C'è lì, ecco, non si vede nessuno! Chissà che è successo! È il 21 giugno del 1861. A Castel del Monte è stata eletta la prima giunta comunale del nuovo Regno d'Italia. Il re ha nominato sindaco il liberale Don Francesco Colella. Anche gli assessori sono di fede liberale e sono Vincenzo D'Angelo e Francesco Tulli. A Campo Imperatore, nei boschi della località Valle Catalina, è localizzato un accampamento dei giganti di Bernardo Stramenca, nella quale fanno parte anche molti castellani, tra i quali Francesco Mucciante e il capotromba Giovanni Odizzino, detto Cirilletto, Sforza e Spacca. Ancora non si vedono giù, non è che è successo qualcosa, assessore? Tieni a te, questi napoli, carabinieri. E allora, annerito, tutto quanto, a capo alla serra, a vedere se è lo vivo. E tutto voi volete venuto a fare? Voi volete sapere le storie delle breghende? Tutte le storie delle breghende sono storie solo di sofferenza. Proprio come quella mia. Io mi chiamo Rosario. Io era la femmina di Pasquale, quello che fate io per Ruboarone. Mi muovono un brocante come isse. Ruboarone tenia tutte le terre. E per tenere tutte quelle proprietà, prima si ha pure redenato. Poi vi ha diventato fine. E poi comogna pure la Guardia Nazionale. E è da chi se che fece arrestare il povero Pasquale? Accusandolo che aveva acceso un notaro, peraltro un broglione. E chi lo sa quel componia quelle scartoffie per fottere la terra a un povero che fuori. Avete a sapere che Ruboarone gli prestare soldi per accattare la sementa. Ma qui volevano un resto da strozzine, da usura. E vedeva pure che la soldi gli era la marità prima di mettere le grane. Quelle poche grane che facevamo in quelle terre dove non ci piova mai. E così Pasquale eravamo pegliete, eravamo a Pisa faccia l'uguale, non fa vedere alla gente niente fa. Allora mi venne in capo di vendicarla la morte di Pasquale. Mi fece pegliere a serva una casa di Ruboarone. Chi gli faceva le servizie, con gli occhi guardia, spionia dovesse tenere le chieste, le documenti, ma più chiuro soldi, isse tenevano un occhio di soldi. E se te le tenia ben stretto dentro una cascia di salottine. Ma pure voce, quando faceva le servizie, me se pegliava la mene, me se le guardia, ci sono troppone. È stata proprio alle donne che mi veniva a pegliare via Fabio per la Pasquale. La notte più via, sembrava che stavi a scatenare un buon. Tone, tre lembo, questa veniva a vedere.
che la scusa che aveva paura. Mi ha inzaccato una cambra di rubarone, dove sa che è andata la moglie un'altra capra. Andiamo a vedere qui c'è impaurita. Però era tutta una finta mia, eh. Potete ce ne mettermi in sì, sie. Così mi se ne passi alla paura. Ero troppone. Andiamo a zacchè nulette. Nascondendo coltelli sotto al cuscino. Dacci da uomo, non mi so che mi si assegna, che mi si ammette bene. Passate proprio alle donne. Pigliate pure coltelli e gli la scaffata la coltellata proprio al cuore. Le gna rimaste. Ghirocchie le sprechellette dentro a quello lago di sangue. Cucimo Pasquale, parvo San Bacio. Me le preghiere sozze, me ne scappa in una montagna, dove sappia che ci siano chi serve per sera a fare preghette. I cucini sono rimasta pure di fisse. Arrivano, c'è lì! Arrivano, arrivano! Pare, pare. Oh, arrivano, arrivano. Non mi hanno nascondere. Attenzione. Qui hai visto che era il veniere? Cine, le mie viste, no, che stiano da capo alla serra che stiano facendo la spezione. Ma per fortuna che non ne viste. Ma chi sa di male viene sicuramente a vedere dove stiamo nascosti. Quindi facciamo attenzione. Di notte partiamo da Valle Catarina, in passito con Medigli. Prima di arrivare a Castiglie, devi vivere con due gruppi. Uno attacca la Crocinova. Un'altra santonata. Ma ci vedi tu Arsin che ti comanda. Noi che chiamano il preghetto. Ma noi volevamo essere petruno della vita nostra. Noi volevamo essere petruno di quelle terre dove tutti i giorni mi affatiaglio e ci rompiamo la schiena. Noi volevamo essere petruno di pigliare decisioni. Nuvole messe liberi! Non sai dire che pure la terra! La terra per fatia! La terra che gli aveva promessa! Non sarebbe perduto quella povera gente! Non te niente per mangiare! Il vivo in una seria! Zappa la terra! Arberuna! Sì, nelle vie! Nel mese a noi c'è sta qua di Langue! C'è sta qua uno che ci che arruba! Ma ci stima pure noi! Non sei chire, che non volemo fare soldati, sembra che chi sono troppi mondi. Non sei chire, che non volemo pagare le tasse a qui lo stoppaccio di Vittorio Emanuele. Dice che non sei protetto dal Papa e dallo Stato punto focato, ma non siamo stupidi fino al punto di non capire. Che si mette d'accordo il Papa e non il re. Se ne frega pure di lui, sia il Papa che il prete. A chi se, de nu, non gliene frega proprio a lei. Mo, state a sentire. Nonne me, che credia tanto in una chiesa, una notte se son me, che lo Papa accompagna Gesù Cristo a trovare la povera gente. Allora Gesù Cristo, vedendo le condizioni di miseria di queste povere che fune, dice al Papa, perché non gli dime, non sei in grado di lasciare più? Lo Papa gli risponde, se la terra delle caifune è grasciosa, le palizze cosa abbassano? E chi ce le mette? Ce le mette chi commercia. Allora, Gesù Cristo chiede, cioè, sì, ma che potessimo fare in anzenga terra di chi per aiutasse le caifune e senza danneggiare chi commercia? O Papa, mette la mano in una mesaggia, vengono voi gliele pedocchie e gliele scoppere. Prendete, amatissimi figlioli miei, prendete e grattatevi, così non avete più tempo di pensare al peccato. Lo poquato, gli uomini dite che è la maledizione del Dio. Ma non è le vere niente. Dio non ha mai maledetto nessuno. Queste sono tutte cazzocchie che gli raccontano al prete, e gliele raccontano per tenergli buone, gliele raccontano per fargli interesse del petrone. Ma chi le fa gli interesse sì, se rammondoneano petrone e prete, immegnano come porci, quelle trappazze che non riescono manca a mandanelle dentro la tonaca. Porca la miseria, quelli u, come se lasci! E provate se voi! Almeno che abbiamo seguiti i nostri mariti,
I nostri uomini tra le montagne ci vedono come la femmina del malaffare, l'amante disonesta. Mi ha denunciato la mia vicina di casa, gelosa dell'uomo che avevo sposato, Pietro, che mi aveva dato un figlio. Io, donna, mamma e poi brigantessa. Mio marito fucilato perché sospettato di essere amico dei briganti, perché faceva ruquarbunare una montagna. Non riuscii a spiegare come. Poi, appesa ad un albero, per dare l'esempio a quanti pensassero di ribellarsi. Mio figlio, la vendetta dei suoi confronti, dei soldati piemontesi. La vita tra queste montagne ci ha fatte diventare combattive più degli uomini. Sappiamo usare il fucile, ma anche il coltello. Igli s'osservo, pure l'accetta. Cucì la notte, sorgalata dalla montagna, issoita a casa di quella bestia. L'ha eccisa, e non mi ricordo manco con quando accettate. Come se nasce il brigante se muore, una figa tutta ma prima spara. Sì, il brigante facimme paura, la pelle nostra non sa da tucca, la pelle nostra non sa da tucca. Giuseppe Sidoni, Giuseppe Corona detto Massit, Giuseppe e Nicola Di Bene. I contadini si sono resi protagonisti di una rivolta contro l'aumento delle tasse, rivolta che li porterà ad essere processati. Oggi, 15 aprile 1866, il Consiglio Municipale di Parisiano è riunito per deliberare sulle tasse comunali, specialmente su quelle del demanio. È necessario aumentare le tasse su pascola affidata piccola al relatore. Forse... No! 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 Perché queste tasse? Perché non le tasse? Ti indichessi, mangio pure il pediero! Questi sono chiese, tutto il cartello, pieno di campioni! Che le vengono i demoni miei sono là! Alla terra nostra, potete sentire le cose che ci lasci tanta erba ci lasci! Allora potete fare tanti soldi, allora andate la fronte vai a voi! Ma però non dovete ne pagare voi! Voi siete con i chiglioni, se ne sono venuti gli altri, siete mai fratelli! E poi, e l'altri! Silenzio! Tenete le meglio terre per pasce, i meglio terrieni per fare i frutteti, da Parisiane fino a Neloce, fino a Campo Imperatore, più tenete e più volete, e barricchete sempre di più, e nu, nu non teneme niente, manca per piagne, ma nu non ci arrendeme, nu ce ne arriva la forza! Ma che danno, ma sei? Oh, ma...
Santa Caterina a me. Ma facetemi dare una cosa. Ma come siete spagnati ignorando la stupidità? Ma come siete comprati le scuole di soldi per tenere? Ma voi facete un consiglio comunale? Ma voi sfatti delle terre? Ma voi decidete delle leggi? La povera gente che se volete fare? Mannaggia mille volte! Ma non ti può fare la banana del genere! Ma non vi devo mangiare i figli nostri! Agli figli nostri, voi gli devo mangiare le parole che dicete voi in comune! Alle cose che dicendo! Ma non ti può fare la banana del genere! Non è possibile! Sarà guerra! Guerra volete, guerra sarà allora! O no? Hai ragione! Non te l'hai ricevuto, te lo metto da campata anche con quella povera gente! Se ne servono le chiave! Noi non ci facciamo mettere bene in testa la ragione! E se serve, la ce le pigliamo con la forza le cose! Cioè! Non prendevano! Non teniamo paura! Voi tenete le parole, ma non teniamo reforchione! Voi non vorrà faltema! Ma bruciamo tutto per il faltema! E la morte! Oggi, 18 maggio 1866, la Corte d'Appello dell'Aquila condanna Giovanni Di Nardo, di anni 60, Belardino Di Paolo, di anni 55, Vincenzo Mingrone, di anni 55, Silvestro Gatti ed altri, tutti contadini di Barisciano, per ribellione alla pubblica autorità, in quanto il 15 aprile 1866, davanti alla casa comunale, mentre che quel consiglio comunale stava riunito per deliberare sulle tasse comunali, tumultuosamente avevano chiesto l'esonerazione di tale tassa, minacciando consiglieri municipali e di devastazione di incendio alle loro proprietà e di danno volontario con recensione di alberi fruttiferi nel valore di lire 340 commesso nella notte tra il 25 e il 26 aprile nei fondi dei consiglieri di Barisciano Materia Giuseppe, Marchette Mitti e Giuseppe, Giuseppe Sidoni e Carmine Antonacci. Cristiani, fratelli, preghiamo la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone in un unico Dio. Ringraziamo il Signore per i benefici che ci ha dato oggi in visura e domani in sepoltura. Vieni che potete uscire, alle porte non ci sta né chiuna, né specchietta. Ma andate con me, ma andate con Fra Bastiano. Voglio dicevo pure due azioni, ecco. Io mi chiamo spalancato bene. Senti quel ventolino, ecco. Ciao. Oh, quando ne siete? Mo' vado. Sì che la pazienza è del freddo, però. Su, su. Voi fate posto al gruppo. Ma c'è bene, fratello. Ma quando lo si? Chiama un po' guarda. Tanto le porte non ci stanno, non vi preoccupate, che non lo richiudono, lasciate tranquilli, ciao. Quante ne sei tu? Tutto facevo un quadro, avevo sbagliato. Vedi. Calma, che tanto le porte sono le chiuse, non ci stanno chiuse. Domenico, sono delle nendesse. Domenico, ti ha levato il nendesse. Ora ci stanno chiuse le porte. Arrivate gli ordini che l'abbiamo spaccato tutto quanto. Tanto tre preghende l'hanno sderrenata a queste le porte.
prima invece l'aprivano la mattina e lo chiudivano la sera. Il suo servizio lo facevano con quattro miglia. Oh, appena sono a mattina, che venivano ad aprire la porta di Rucetta, con quella di Cianna, con questa di Sant'Ubaldo, con quella di San Rocco, con quella di Santa Maria, c'è sempre ringraziata, e la sera, dopo vespro, le richiedeva tutto quanto. Romano Cipio, per suo servizio, gli aveva dato una bella terra a Natrella, e il Rocrostiano di Dio, ci si vendia Tupatana, Nanzengadori, una poco di lenta, scampa la famigliola. Lavoro su Ruiz non lo fa più, la terra gli trovano per dieta. L'avevo venuta a quattro soldi a una che di terra vende tanto per tenere. Il rumore con quattro. Famiglia, per la pena, c'è sta malato e gli piacciono quaglia ricci. Essi mi ha fatto l'Unità d'Italia. Ribaldi, Vittorio Emanuele, e mi sta tutte meglio. A me pensa tanto che stiamo tutte meglio. E qui ci vuole fare, questo che era ricco, hanno diventato più ricco. Le poverigli hanno diventato più poverigli. E poi ci stanno le furbe. Guerre, terremoti, peste, chi ci si spoglia e chi ci si resta. Perché che noi hanno fatto? Oh, gli uomini cacciati dalle conquiste. Siamo pigliate tutte, tutte, mi ho fatto a tempo a cacciare i sacramenti, se no si pigliano pure più. E mo ecco, ti mi spezza come l'alma santa del purgatore, e che volevo fare? Chissà ne mai a fornire quest'unità d'Italia. Ma se chi mi niente così, una 150enne, non la lasci qua uno che pensa che lei mi spartisti l'Italia. Ma, lo profeta l'ha scritto. Dies turbinazionis et angustie, dies calamitatis et miserie, dies tenebrarum et caliginis, dies nemphile et turbinis. Mamma, non ci state troppo a pensare, sai che c'è? Andate a dormire, lo so, andate a nome di Dio, andate. Ringraziate la grandissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è il sole con il loro Dio. No, questo sta vedendo da solo. Non c'ho l'altro sotto vuoto, però io posso tagliare e la posso.